Buongiorno e benvenuti ad una nuova puntata della rubrica Face to Face. Gli ospiti di Simply Bits sono oggi Vincenzo Barba, fondatore del brand Prestito Sì e presidente della holding H2B. Buongiorno. Buongiorno Jennifer. E Vincenzo Langella, direttore commerciale di Prestito Sì. Buongiorno e bentrovato. Buongiorno, buongiorno Jennifer. Con loro parleremo della holding H2B e in particolare di Prestito Sì Finance, che è una delle prime 10 società di mediazione creditizia in Italia ed è presente sul territorio nazionale con 11 filiali dirette, 90 negozi del credito e 215 credit advisor. Io partirei con il presidente Vincenzo Barba e gli chiederei intanto di parlarci della holding H2B e poi di illustrarci quelli che sono i progetti che sono stati già avviati, che sono in programma per il gruppo Prestito Sì. Grazie Jennifer e colgo subito l'occasione per salutare tutti gli amici di Face to Face. La holding H2B è la holding nata con l'obiettivo principale di creare un ecosistema di società convergenti attorno a Prestito Sì. Infatti non solo partecipa al capitale di Prestito Sì, ma anche quello di Creiamo Valore Italia, Assicura Sì e Renta Sì. Sai Jennifer, in un momento di stravolgimento del mercato come quello attuale, abbiamo voluto attivare una strategia che unisca più attori con un preciso fine, un ecosistema di business che come un ecosistema biologico hanno creato un equilibrio e sono tra loro indipendenti. Appartengono a settori differenti, ma fortemente complementari. L'obiettivo è lavorare in modo congiunto per apportare innovazione sul mercato. Oggi si parla tanto del consulente 4.0 e si fa riferimento al nuovo sistema dove l'incontro tra domanda e offerta di servizi professionali avverrà su basi completamente diverse dal passato, dominato dal passaparola e troppe volte, lasciami dire, dalla mancanza di trasparenza. Innovazione, tecnologia, trasparenza, qualità dei servizi e servizi aggiuntivi che possono anticipare le esigenze dei clienti sono definiti gli standard che rappresenteranno per noi le linee guida di questo nuovo mercato del futuro. È proprio da questa riflessione che abbiamo costruito il nostro gruppo, con un approccio di centralità nei confronti dei nostri consulenti, ma lasciami dire anche di responsabilità. Sì, perché oggi non esistono mercati che possono considerarsi protetti da un'evoluzione del contesto attuale. Ci viene chiesto di innovare di continuo e noi ci impegniamo nel connettere la testa, il cuore e le mani. Mi piace dire e pensare in grande, ma agire in piccolo. Avere quindi grandi visioni, ma poi impegnarsi nella fatica quotidiana di costruire quel cambiamento a piccoli passi. Posso chiederle quali sono le aziende che fanno parte dell'ecosistema di cui parlava poco fa? Grazie Jennifer della domanda e con piacere inizio a presentarti Creiamo Valore Italia, la nostra società di digital marketing. Credo che possiamo essere tutti quanti d'accordo nel dire che la digitalizzazione è inarrestabile e fisiologica. Il web e il settore del credito e tutte le opportunità ad esse collegate sono state stravolte, cambiando soprattutto come i clienti consumano e quelli che sono le loro aspettative. Creiamo Valore Italia nasce per dare un reale supporto ai nostri credit advisor. Non vogliamo lasciarli soli. Ci sentiamo di avere una responsabilità nel guidare e sostenere i nostri consulenti. Offriamo servizi dedicati che partono dalla realizzazione di una landing page, blog, campagne lead personalizzate, oltre a mettere a disposizione i nostri esclusivi portali come finanziamentiaziendali.com e RatoK. Ad ogni consulente viene dato la possibilità di accedere a tutti i servizi di Creiamo Valore Italia, grazie che oggi ha un team di 6 professionisti a supporto di tutta la rete, che insieme possono pianificare,
delle strategie su misura per valorizzare la loro professione. Poi abbiamo un'altra società molto apprezzata dalla nostra rete ed è AssicuraSì, che dispone oggi di due back office specializzati, uno a Torino e un altro a Catania, e soprattutto mette a disposizione di tutti i nostri consulenti un'infrastruttura informatica molto conosciuta, forse la più importante, che si chiama QuotaHub, che grazie alle miriadi di accordi tra i partner assicurativi che partono dall'RC Auto, all'RC Professionale, all'ETCM e tanto altro ancora, in maniera molto semplice si ha la possibilità di preventivare qualsiasi prodotto assicurativo dal proprio ufficio o in consulenza e avere le migliori condizioni economiche sia per il cliente ma anche per il proprio business. L'autonomia di stampare un contratto direttamente dal sistema informatico e dunque in maniera molto semplice poter chiudere l'attività assicurativa. Un'altra società di eccellenza è RentalSì. RentalSì in questo caso, come le altre società, tutti i nostri credit advisor ricevono un mandato da questa innovativa società, che nasce principalmente dedicata agli specialisti del mercato del noleggio a lungo termine, ma che naturalmente appartenente alla nostra holding offre ampie a tutte le opportunità alla nostra rete. Di recente ha accolto un nuovo socio che è Urca, che ha portato un'esclusiva innovativa infrastruttura informatica, credo che possa dire che è l'unica in Italia che permette in tempo reale di configurare tutti i veicoli, gli accessori con dei semplici clicchi, addirittura verificare le disponibilità delle pronte consegne dei veicoli. Inoltre ogni consulente che attivando l'accesso e il mandato con RentalSì al nostro gestionale ha immediatamente il suo mini sito personalizzato dove i loro clienti possono avere una, grazie a un'app mobile, poter interagire, apportare modifiche alle quotazioni, allegati, documenti alla pratica e tanto altro ancora. Completo dicendo che RentalSì opera in accordo quadro con i principali player del mercato NLT e degli accordi singolari direttamente con le case madri. Benissimo, allora sono tantissime le novità che avete messo in campo per i vostri consulenti e io chiederei a Vincenzo Langella se ci sono anche altri motivi per i quali i consulenti del credito devono scegliere proprio PrestitoSì. Tanto di nuovo buongiorno Jennifer. Grazie. E un saluto a tutti gli amici, ma soprattutto ai consulenti che stanno seguendo il face to face. La ringrazio per la domanda, le anticipo che per me sarà difficile essere sintetico, tante sono le cose che abbiamo in essere in questi periodi in PrestitoSì. Intanto, PrestitoSì, sin dagli anni della sua fondazione, è sempre stata attenta alla centralità delle persone e per noi sembra inimmaginabile non metterle al centro del nostro progetto. Al giorno d'oggi i consulenti hanno aspettative elevate, vogliono vivere un'esperienza di alta qualità. Questo richiede una costante evoluzione per quanto riguarda l'organizzazione, il portafoglio prodotti, ma soprattutto i servizi. Per noi mettere al centro le persone significa dare vita ad un percorso strutturato che noi abbiamo da sempre intrapreso. Per fare questo ci siamo immedesimati nei nostri consulenti ed abbiamo progettato sulle loro esigenze l'intera azienda. Abbiamo ristrutturato a fondo le nostre quattro unit business, vale a dire QuintoSì, PrestitoSì, MutoSì ed AziendaSì. Ogni professionista che sia specializzato nella cessione del quinto, nei prestiti personali, nei mutui o nei finanziamenti aziendali, potrà identificarsi nel proprio settore e brand di competenza. Nel comparto prestiti personali e cessione del quinto, la nostra leadership è ormai consolidata sul mercato italiano ed abbiamo la più importante offerta tra banche e finanziarie, tra le quali posso citare Compass, United, IBL Banca, Banca Sistema, Banca Progetto ed altre ancora. Abbiamo un back office con 12 analisti specializzati che consentono di avere operatività diretta nei propri uffici
e prevediamo già un ulteriore ampliamento visti anche i crescenti volumi e fatturato. I nostri trend di crescita che possiamo già constatare, che abbiamo constatato nel primo trimestre del 2022 con record di produzione, ci collocano tra i principali player del mercato della mediazione creditizia. La divisione MutuoSì, nata da qualche anno, ha completato l'offerta. Infatti oggi conta più di 10 istituti bancari. Anche qui abbiamo convenzione con Credit Agricole, BNL, BNP Paribas, Che Banca, Inge Direct e ancora tanti altri. Abbiamo strutturato due back office, rispettivamente a Milano e a Solofra, con analisti altamente qualificati e con spiccate abilità di problem solving. Abbiamo progettato e messo a punto il nuovo modello di agency a marchio MutuoSì. Infatti, già dal corrente mese abbiamo visto dei professionisti specializzati nel comparto mutui aprire le prime agency a marchio MutuoSì. La divisione azienda Sì, devo dire che ci sta dando grandissime soddisfazioni nel settore corporate. Abbiamo ampliato l'offerta con oltre 21 accordi nel mondo fintech e bancario ed abbiamo apportato una completa ristrutturazione dell'organizzazione. Infatti c'è stata la nomina di un nuovo responsabile di divisione, l'insediamento di un back office con analisti specializzati e la completa ristrutturazione dell'infrastruttura informatica. Per ultimo, ma non per importanza, abbiamo lanciato il portale finanziamentiaziendali.com che in pochi semplici clic e con una valutazione in tempi rapidi, parliamo di 48 ore al massimo, verifica la fattibilità di un finanziamento. Come vede Jennifer, è un'offerta che dà completezza al consulente del credito. PrestitoSì è una realtà indipendente che negli anni ha saputo evolversi ed è per questo che può rivelarsi la scelta giusta. Proviamo ad immaginare quale sarà il suo ruolo nel mercato della mediazione nei prossimi anni. Mi rivolgo ai consulenti che ci stanno seguendo da casa. Voi da che parte vorreste stare? Torneremo sull'evoluzione dopo con lei. Ora chiederei, farei un'altra domanda a Vincenzo Barba, perché abbiamo parlato dell'ecosistema, abbiamo parlato della centralità del consulente. Io so che voi puntate anche molto sulla formazione e quindi vorrei chiedervi che cosa significa per voi di PrestitoSì la formazione delle vostre persone, chiaramente le persone che fanno parte del vostro team. Grazie Jennifer. Devi sapere che sia dalla fondazione del brand PrestitoSì, lasciami dire, siamo stati innovatori in molte cose e in particolare nella formazione, organizzando degli eventi formativi che andassero al di là di solo quelle che sono le competenze tecniche. Abbiamo sempre investito nella crescita delle persone, abbiamo sempre considerato integrità, correttezza, dei valori indispensabili e continuiamo su questa strada. Il 2022 abbiamo apportato importanti investimenti in formatori di due nomi di grandissimo rilievo. Parlo di Michele Tribuzio, il fondatore di Mills, la rete vendita di Lavazza, conosciuto sul mercato, molto apprezzato come zio Mike. E dunque a lui si occuperà di tutte quelle tematiche che vanno dalla parte pubblica, consulenziale, la parte motivazionale. E poi abbiamo Sergio Borra, fondatore della Dale Carnegie Italia, e penso che non abbia bisogno di tante presentazioni. A lui andrà tutta la parte della leadership, del management, della gestione delle risorse. Beh, due grandi nomi. Insieme abbiamo costruito un percorso di eventi bimestrale aperti gratuitamente a tutta la nostra rete, dove naturalmente verranno trattate tematiche diverse. Inoltre abbiamo il nostro esclusivo percorso First Class, io lo definisco il principale punto di congiunzione tra PrestitoSì e il suo modello distributivo. Il percorso permette di acquisire conoscenze tecniche nel settore prestiti, cessioni, mutui e finanziamenti aziendali, dedicati sia a quei credit advisor che vogliono colmare e acquisire nuove competenze, ma anche e soprattutto per chi invece vuole intraprendere questa professione. Proprio su questo tema avremo grandiose novità che presenteremo alla chiusura del primo semestre. A maggio intanto inaugureremo il nostro nuovo quartier generale, un edificio acquistato dalla Barba Real Estate
di 1200 metri quadrati, dove, lasciatemi dire, sarà forse l'icona nel nostro settore, la nostra Silicon Valley, dove è stata dedicata all'interno della struttura un'area realizzata solo e esclusivamente per l'Accademia, dove prevediamo dei percorsi formativi, dove accoglieremo consulenti da tutta Italia o giovani laureati che vorranno intraprendere il nostro settore, potranno raggiungersi, stare un mese con noi e potersi formare e crescere nel nostro segmento. Vogliamo esprimere attenzione alle persone, lasciami dire, abbiamo l'obiettivo di dare un contributo al nostro mercato. E non lo dico come slogan, ma le parole vanno di conseguenza ai fatti. E noi lo dimostriamo in fatti concreti, reali. E oggi qui, grazie a Face to Face, raccontiamo ciò che noi abbiamo realizzato e che oggi mettiamo a disposizione di tutte le persone che vogliono far parte della nostra grande famiglia. Dunque, oggi un ulteriore contributo e aspettiamo in tanti di far parte di un'azienda che si prenderà cura delle persone. Prima di chiudere farei un'ultima domanda all'Angela, perché prima parlava di PrestitoSì nel mercato della mediazione creditizia. Dunque gli chiederei come si posiziona la società appunto nel mercato e quali sono i punti di forza della vostra organizzazione. Una delle cose che ci rende singolari, ma azzarderei a dire visionari sul mercato, è proprio il nostro modello distributivo, basato su linee interne e linee esterne. La crescita per linee interne riguarda le nostre filiali dirette. Ad oggi ne contiamo 11 nelle principali città italiane e prevediamo già 2 nuove aperture, rispettivamente in Veneto ed in Lazio, a Roma ovviamente. Parliamo di strutture al 100% di proprietà dell'azienda, che nel medio e lungo termine portano a risultati vincenti. Ulteriore incentivo che poi riserviamo ai professionisti che entrano in contatto con noi è il progetto ibrido Filiali Partner. Il progetto Filiali Partner prevede, per chi ha grossi volumi di produzione, la compartecipazione di PrestitoSì nei costi della filiale, un modo per dire che noi siamo vicini ai consulenti, ai professionisti che lavorano con noi. Inoltre, grazie alla filiale partner, il professionista ha la possibilità di sviluppare sul territorio un vero e proprio hub, un mini quartier generale che coordina i consulenti del credito ed opera con le agency PrestitoSì Family. Le linee esterne, invece, sono la rete dei nostri credit advisor, insieme ai nostri negozi del credito. Il nostro modello agency, dove PrestitoSì, forte della riconoscibilità e della unicità del brand, dà l'opportunità ad un professionista di aprire un negozio del credito a marchio esclusivo PrestitoSì Family, rispettando le policy ed i protocolli aziendali. Diamo inoltre la possibilità di carriera, grazie al nostro programma formativo First Class. Il consulente che entra in contatto con noi potrà diventare Junior, Professional, Master Credit Advisor oppure Supervisor, una figura specializzata pronta a dare supporto alla rete. In una delle mie ultime interviste ho dichiarato che, guardando PrestitoSì, mi sembra di essere in un grande parco giochi. Ebbene sì, mi piace definirla come la Disneyland della mediazione creditizia. Ogni giorno, infatti, il consulente ha a disposizione tutti gli strumenti per poter operare in piena autonomia, un'offerta completa ed autorevole, un'azienda giovane ed indipendente e sempre in prima linea, pronta ad investire sulle persone. C'è tanto amore in quello che facciamo, impegno, e devo dire che soprattutto ho la fortuna di lavorare con Vincenzo Barba, un uomo per il quale nutro una grandissima stima. Il fil rouge che ci ha accompagnato in questi anni è in che modo possiamo valorizzare le persone che fanno parte della nostra azienda. Pensiamo in grande, ma il nostro vero valore è pensare alle persone. Benissimo, allora io vi ringrazio per averci raccontato tutte le ultime novità che ci sono state in casa PrestitoSì all'interno della holding e spero di poterne raccontare ancora altre in un prossimo futuro. E allora ringraziamo Vincenzo Barba, grazie. Grazie a te Jennifer per lo spazio e l'attenzione che ci avete dedicato.
e Vincenzo Langella. Buongiorno. Grazie ed è un piacere come sempre essere ospiti di Simply Bits. Grazie ancora e diamo appuntamento ai nostri spettatori alla prossima puntata del Face to Face. Grazie e a presto.